questo momento credo che stiano per finire la disinfezione straordinaria alla Leonardo da Vinci, la pulizia straordinaria, la ventilazione, cioè vale a dire se sabato i bambini devono andare a scuola, non so se hanno i presidi, hanno fatto ponte, sono nella condizione di tornare tranquillamente a scuola. Io insomma adesso manterrei anche un profilo, questo invito i cittadini ad essere molto attenti, non c'è un allarme, capisco che negli ultimi tempi in provincia di Avellino si sono verificati circa 11 casi di tubercolosi, questo non significa che non esiste problema, bisogna tenere la guardia alta, ma credo che i presidi, sia le istituzioni scolastiche, sia l'ASL li mettano in campo. Penso che su questa vicenda ultima, se ASL fosse stata più comunicativa con gli organi di stampa e avesse comunicato la reale situazione, avrebbe un po' tranquillizzato anche i genitori che sono giustamente spaventati. Come sapete, ho saputo di questa vicenda l'altro giorno perché ho ricevuto una dichiarazione dei genitori e ho saputo dalla loro viva voce che c'era questo problema. Quindi immediatamente ho invitato ASL e di direzione del Dipartimento di Prevenzione a relazionarmi ad Horas e credo che questo intervento è servito ad accelerare anche le procedure di screening che comunque l'ASL sta facendo, però adesso le ha accelerate, perché lo screening funziona dai più vicini, cioè vale a dire fratelli, sorelle, genitori, docenti, compagni di scuola, fino ad allargare il campo. Quindi queste analisi richiedono dalle 48 alle 72 ore di verifiche, però già ieri, 1 giugno, erano verificabili le analisi dei vicini, quelli che vengono definiti vicini. Gli esiti non li conosco, ma se, in via ufficiosa ho notizie molto rassicuranti, in via ufficiosa.